Ben ritrovati, oggi ci occupiamo della nostra vista ed in particolare di un disturbo che può insorgere soprattutto dopo i 40 anni e perché può capitare di vedere nel proprio campo visivo delle macchioline, dei puntini che si muovono. Sono le cosiddette mosche volanti o anche detti corpi mobili o miodesopsie, maggiormente visibili quando si guarda uno sfondo chiaro ed uniforme, per esempio un foglio bianco. E che cosa fare? Come affrontare questo disturbo? Quando è il caso di preoccuparsi concretamente, quindi andare dal medico a capire di che cosa si tratta? Quando invece questo disturbo, queste mosche volanti possono essere indice, segnale di altre patologie oculari? Insomma, cerchiamo di capirne di più oggi a Medica TV in compagnia del dottor Antonio Pascotto, oculista di Napoli, specializzato in chirurgia refrattiva e della cataratta, già membro dell'American Academy of Ophthalmology e anche impegnato in missioni di volontariato in paesi come Ghana e Nepal, dove ha operato numerosi pazienti con cataratta avanzata. L'abbiamo in collegamento da Napoli. Benvenuto, dottor Pascotto, America TV. Grazie per l'invito. Buonasera. Allora, parliamo di mosche volanti. Chi vede queste mosche, questi puntini? Che tipo di disturbo ha? Cioè, di che cosa si tratta? Ed è una patologia collegata all'età che passa? Sì, è un disturbo estremamente frequente, quello delle mosche volanti. Il termine scientifico è miodesopsie, che è un termine di origine greca che vuol dire proprio visione di mosche, perché è così che viene descritto dalla maggioranza delle persone. È un fenomeno frequente anche nei giovani in realtà, mentre nei soggetti che hanno superato i 40-50 anni c'è una maggiore accettazione del fenomeno, nei soggetti giovani che sono abituati ad avere insomma un ottimo stato di salute viene accettato sempre molto male. È una cosa che compare a ciel sereno, legato alla perdita di idratazione di una sostanza gelatinosa che si trova all'interno dell'occhio, si chiama corpo vitreo. Col passare del tempo il corpo vitreo diventa un po' più denso perché diventa meno carico di contenuto idrico e per questo si formano delle aree di addensamento che quando passano davanti al nostro asse visivo vengono percepite come delle macchie scure e quindi all'inizio, non conoscendo il fenomeno, vengono percepite proprio come delle mosche o dei piccoli animaletti che ci girano davanti al campo visivo. E dà molto fastidio il fenomeno ed è spesso la causa di una visita oculistica perché il paziente si vuole sincerare che non abbia nulla di grave. E appunto, come si fa a capire se è un disturbo temporaneo che passa, che comunque ti tieni, oppure quando invece è piuttosto urgente, comunque è necessario andare dall'oculista? Non si può sapere mai con certezza se è legato o meno a delle problematiche un po' più serie. Nella stragrande maggioranza dei casi è un fenomeno banale, autolimitante, che noi oculisti chiamiamo corpi innocenti del vitreo perché non fanno nulla di male. Però ci sono situazioni in cui l'addensamento del vitreo crea una trazione sulla retina, la struttura che si trova intorno al vitreo, e che è una struttura nervosa fondamentale per la buona salute dell'occhio. Se c'è una trazione eccessiva del corpo vitreo, la retina può lacerarsi e queste lacerazioni poi, in tempi anche brevi, può determinare la formazione del distacco della retina, quindi un evento grave. È un evento che capita in meno dell'1% dei casi che hanno la percezione dei corpi mobili del vitreo, però non si può mai escludere, quindi quando c'è un fenomeno nuovo a carico del proprio campo visivo, quando si cominciano a percepire delle piccole macchioline nel campo visivo, sarebbe sempre opportuno, perlomeno prudente, fare un consulto dall'oculista per verificare che il fondo oculare, ossia la retina, non abbia delle lesioni. Oh, e una volta appurato che si soffre di questo disturbo, come si interviene? Come si cura? Sì. Questa è forse la parte meno semplice, perché cure eccellenti e che siano scevre di complicanze, al momento direi che non ce ne sono. L'approccio più semplice è quello di dare al paziente degli integratori che consentono, o perlomeno hanno l'ambizione, di idratare meglio il corpo vitreo. E quindi di rendere meno percepibili queste macchioline perché il vitreo diventa meno denso. In effetti, non ci sono prove schiaccianti dal punto di vista scientifico,
Però non sono pochi i pazienti che prendendo con costanza integratori che contengono magnesio, potassio oppure acido ialuronico, riferiscono poi un miglioramento sintomatico nell'arco di alcune settimane o di qualche mese. Terapie più invasive sono la terapia con la vitriolisi YAG laser. In Sì. pratica si tratta di un laser che va a colpire queste aree di addensamento del corpo vitreo, determinando quindi una rarefazione di questi punti di addensamento. Anche questa tecnica non è del tutto priva di complicanze, anche se qualche volta quando sentiamo la parola laser noi ci sentiamo abbastanza sicuri come se fosse un trattamento non invasivo. In realtà il laser può colpire, se non ben focalizzato, la retina e quindi creare comunque delle lesioni retiniche, oppure se focalizzato un po' troppo anteriormente può determinare una parziale alterazione della struttura del cristallino e quindi determinare una cataratta in tempi anche molto rapidi, che poi è una cataratta spesso complicata perché si tratta in realtà di una cataratta traumatica. Quindi anche questo laser deve essere usato con una certa attenzione. Inoltre, in tutta sincerità, non sempre i risultati sono entusiasmanti, tant'è vero che quando viene proposto il trattamento laser, purtroppo non si può garantire al paziente la certezza del risultato. Un intervento Quindi che può essere certamente sicuro dal punto di vista del risultato è invece la vitrectomia, che vuol dire l'asportazione del corpo vitreo. Però bisogna entrare nell'occhio con uno strumento che taglia ed aspira il vitreo e quindi questo può comunque creare delle complicanze. Una complicanza abbastanza comune è proprio l'esordio della cataratta. Infatti la vitrectomia per l'asportazione dei corpi mobili del vitreo viene consigliata soltanto in chi ha già eseguito la cataratta e quindi non può avere il rischio, insomma, di avere un'opacizzazione del cristallino e quindi il rischio che si sviluppi la cataratta. certo, chiaro, chiaro. Lei prima accennava a un discorso un po' della disidratazione, no? Cioè del corpo vitreo che un po' si disidrata e quindi, E quindi diciamo, si addensa. si addensa. Allora mi viene il dubbio, ma chi soffre di occhio secco ha più possibilità di vedere anche queste mosche volanti oppure non c'è nessun nesso? La sua domanda è molto pertinente perché è quello che mi chiedono spesso anche i pazienti, perché a volte addirittura dicono: no, dottore, a me non sembra di avere il problema della disidratazione, anzi, i miei occhi sono sempre bagnati, lacrimano spesso, eccetera. In realtà non c'è nessuna relazione, perché il corpo vitreo si trova all'interno dell'occhio, mentre i disturbi della lacrimazione interessano la superficie anteriore dell'occhio e non c'è assolutamente nessuna comunicazione. Il problema della disidratazione del corpo vitreo, onestamente, quasi mai si può mettere invece in relazione con i problemi della lacrimazione che dipendono spesso da altre cause. Spesso si ritiene che la secchezza degli occhi possa dipendere da una ridotta produzione di lacrime. Invece molto spesso è diverso il meccanismo, vale a dire il soggetto che soffre di secchezza oculare spesso ha una normalissima produzione di lacrime da parte della ghiandola lacrimale, però una qualità del film lacrimale che diventa un po' scadente nel tempo, quindi diventano un po' più acquose le lacrime, perdono contenuto grasso e per questo evaporando danno poi la sensazione della secchezza oculare. Il problema in realtà non dipende tanto dagli occhi, ma dagli annessi, che sono le strutture di protezione degli occhi, e in particolare dipende dalle palpebre. Noi nelle palpebre abbiamo 40 ghiandole per ogni palpebra che producono il grasso che serve a trattenere le nostre lacrime. Col passare del tempo, per un fenomeno infiammatorio che si sviluppa progressivamente, che si chiama blefarite, queste ghiandole liberano meno grasso, le nostre lacrime hanno una qualità peggiore, evaporano in fretta e si crea quello che si chiama infatti occhio secco evaporativo, che risulta essere la forma più comune in realtà di secchezza oculare. Oh, quindi diciamo non c'è un nesso tra mosche e occhio secco, però visto che abbiamo fatto cenno a questo disturbo, le chiedo di spiegarci un po' quali sono le cause, i fattori di rischio dell'insorgenza dell'occhio secco, perché sta emergendo anche in seguito al Covid, al fatto che si lavora in più smart working, che c'è la tarda, comunque si trascorrono molte più ore davanti ai dispositivi, che l'occhio secco è comunque un disturbo più diffuso non solo tra gli over 60, in particolare tra le donne, se non ricordo male, anche per una questione legata Ormonale, alla sì. menopausa, agli ormoni, ma anche tra i più giovani. Quindi, quali sono le cause di questo aumento della sindrome dell'occhio secco? Sì, ha toccato il tasto giusto perché
Quando siamo applicati davanti agli schermi, quindi davanti al computer o davanti al telefonino, si riduce la frequenza del nostro ammiccamento fisiologico, vale a dire sbattiamo meno le palpebre e quindi restando più scoperta la superficie oculare, le lacrime spesso evaporano più in fretta, non si ricaricano con il movimento delle palpebre e per questo si tende a soffrire più frequentemente rispetto al passato di secchezza oculare. Infatti, i pazienti che soffrono di secchezza oculare spesso riferiscono che durante il fine settimana il problema si attenua e anche tanto, proprio perché non utilizzando magari il computer per questioni lavorative riescono a prendersi le pause che servono per poter mantenere meglio lubrificata la superficie oculare. Io no, Lei non si prende pause. Il problema attuale è anche questo, che lavoriamo quasi 24 ore al giorno, senza soste, 7 giorni su 7, e quindi il nostro organismo, fra cui anche gli occhi, non ha il tempo per recuperare. recuperare, esattamente. Infatti lo smart working da questo punto di vista è una grande trappola, Brava, non sembra di lavorare di meno, aiuta. si esce di meno, eccetera, ma in realtà si sta più tempo davanti al computer e non si è mai liberi, perché Esatto. sapendo di stare a casa, insomma, si può sempre trovare un ritaglio di tempo per lavorare, sì. Esattamente, infatti. Però allora, Però lei non ha la parliamo del. secchezza oculare. Ma Gli io occhi no, li vedo belli limpidi. no, però avverto questa secchezza, questa disidratazione. Infatti, sono un'utilizzatrice di lacrime artificiali, anche se spesso me ne dimentico. E infatti le chiedo proprio questo. Ormai lo sanno, le persone hanno capito che, perché anche noi giornalisti ne scriviamo spesso, lo diciamo, che bisogna idratare l'occhio, bevendo, ma anche utilizzando le lacrime artificiali. Ma ci sono delle novità che possono aiutarci a trovare maggiore sollievo? Per esempio, sento tanto parlare ultimamente di vitamina D, che sta vivendo in generale un momento di grande Gloria. popolarità anche rispetto al Covid, no? Ci sono tanti studi che sono usciti rispetto alla possibilità che possa avere un effetto protettivo per il Covid. E ora se ne parla anche in merito alle lacrime artificiali. Ci spiega quali sono, diciamo, le modalità per tenere l'occhio ben idratato e le novità? Sì, in realtà bisogna capire qual è la causa che determina poi la sensazione di secchezza oculare. Intanto migliorare la qualità della vita, lo stile sul posto di lavoro, eccetera, ovviamente sono accorgimenti utili. Però, appunto, gli ultimi prodotti che hanno l'obiettivo di curare la secchezza oculare cercano di compensare soprattutto quella carenza di grassi di cui parlavo prima, perché si è scoperto che è una delle cause principali della secchezza oculare. E quindi i prodotti che contengono la vitamina D o comunque una componente maggiormente grassa fra i propri principi attivi sono prodotti che oggi vengono preferiti perché migliorano la qualità della lacrimazione e quindi impediscono quell'evaporazione eccessiva che è il primo movens del fenomeno della secchezza oculare. In passato si usavano soprattutto prodotti a base di acido ialuronico, comunque efficaci, però questi prodotti poi appunto erano un po' instabili e quindi non davano un benessere prolungato. Se noi invece riusciamo con una cura specifica che aiuti a migliorare l'attività funzionale delle ghiandole palpebrali e poi utilizziamo prodotti che compensano la carenza specifica del nostro film lacrimale, che il più delle volte, le ripeto, è basata su una carenza del contenuto lipidico, il contenuto di grassi, allora possiamo ottenere un vantaggio sintomatico migliore per i nostri pazienti. Ok, quindi abbiamo una novità in farmacia che è arrivata da poco in farmacia che può risolverci questo problema che contiene la vitamina D, giusto? Sì, è vero, c'è un unico prodotto in farmacia da qualche mese che sta ottenendo dei buoni riscontri sui nostri pazienti. Abbiamo i primi feedback di pazienti con occhio secco evaporativo che riescono ad ottenere finalmente quel sollievo sintomatico che cercano, perché poi sono pazienti molto spesso insoddisfatti, perché appunto la terapia sostitutiva con un prodotto che semplicemente bagni la superficie oculare non si dimostra mai sufficientemente efficace. Invece, se noi andiamo a studiare un po' meglio la composizione del film lacrimale e diamo il prodotto specifico per ogni singola patologia, del paziente che si lamenta di secchezza oculare, possiamo ottenere dei risultati più soddisfacenti. Secchezza oculare che può a volte insorgere anche dopo un intervento chirurgico come la cataratta o in generale Vero, altri, giusto? Quindi. è vero, brava. Tutti gli interventi chirurgici della superficie anteriore dell'occhio, quelli che prevedono quindi un taglio sulla superficie anteriore dell'occhio, possono accentuare il problema della secchezza oculare.
perché vengono coinvolte le fibre nervose del trigemino, che sono quelle che poi inviano il segnale di feedback alla ghiandola lacrimale affinché produca le lacrime. Quindi l'occhio tende a seccarsi perché non viene attivato questo meccanismo che serve per regolare la produzione di lacrime, e per questo appunto la quantità, in questo caso delle nostre lacrime, è insufficiente per proteggere la superficie dell'occhio. E il sintomo più comune è la sensazione di corpo estraneo. Spesso il paziente, per esempio, che operiamo di cataratta, è felice di ritrovare i propri 10 decimi, magari insomma liberandosi anche degli occhiali, però viene spesso in studio lamentando la sensazione di corpo estraneo nell'occhio, quasi convinto di avere qualcosa nell'occhio, e in realtà questa sensazione è legata al fatto che l'occhio, non essendo ben lubrificato, percepisce lo scorrere della papera sulla superficie oculare, e per questo insomma si sente come se uno avesse un granello di sabbia costantemente nell'occhio. Ultima domanda, dottor Pascotto, quante volte andrebbero messe le lacrime artificiali nell'arco di una giornata? Sì, ci sono situazioni abbastanza gravi dove non bisogna spaventarsi di metterle anche ogni ora se serve per sentirsi meglio. È ovvio che poi si vive male, non possiamo vivere col collirio continuamente fra le mani, e quindi appunto la ricerca è tesa a cercare delle lacrime sempre più stabili. E questi nuovi prodotti con la vitamina D, oppure comunque che hanno una maggiore attività, diciamo così, restaurativa della qualità del filo lacrimale, riescono a ridurre poi la necessità delle somministrazioni quotidiane di collirio, e la media attuale della somministrazione di colliri per compensare la stanchezza oculare è di circa 3 volte al giorno. È ovvio che dipende da caso a caso, Certo. ma anche in un soggetto sano che non percepisce stanchezza oculare, dato l'abuso che facciamo oggi di computer e di smartphone, può beneficiare di una somministrazione mono o bicotidiana di lacrime artificiali, per proteggere meglio la superficie oculare e quindi per evitare poi di incorrere in un fenomeno più grave. Bene, io la ringrazio per questi Grazie a lei per suggerimenti. l'opportunità. E spero insomma, che siano utili a chi ci sta seguendo, perché comunque credo, come abbiamo detto anche prima, che l'occhio secco è diventato un po' un disturbo che riguarda anche i ragazzi che stanno in DAD e dopo la DAD stanno sul telefonino, sulle PlayStation e quindi insomma utilizzano molto i dispositivi di tutti i tipi. E ricordiamoci però, credo, anche di bere, al di là di, diciamo, di tutti. Brava, è vero, sembra strano, ma se uno beve tanto, e questo è un consiglio che diamo soprattutto ai pazienti che operiamo di miopia, quindi dove c'è effettivamente un trauma un po' più importante sulla superficie oculare, bevendo tanto, insomma, addirittura l'acqua sembra che esca dagli occhi, e questo consente effettivamente di avere una migliore lubrificazione della superficie oculare. Bene, grazie, grazie ancora e buon lavoro. Grazie mille a lei, salve.